vacca, che cazzo ho fatto? Oddio, ho fatto un pasticcio. Scusate, sto a fare, ho fatto un macello. Mannaggia. Scusate, non... mi sa che ho toccato. Abbiate pazienza, non sono tanto pratica. Ho fatto un pasticcio. Allora, distacco emotivo, perdonatemi. Faccio dei pasticci. Allora, distacco emotivo, perdonatemi, perdonatemi. Allora, distacco emotivo era di Barbara. Scusate, l'altro pezzo l'ho ricondiviso. Abbiate pietà. Barbara, ecco, distacco emotivo. Allora, grazie. Quindi, gli altri commenti li leggo perché il pezzo di video l'ho ricollegato. Sono un macello. A volte sono un macello. Allora, Barbara, distacco emotivo. Fammi comprendere. Sì, riscrivete i problemi, scusate. Allora, Barbara, distacco emotivo. In che senso? Distacco da che cosa? Da che cosa vuoi distaccarti? Vuol dire che hai confini troppo deboli con gli altri, ti lasci assorbire dalle cose degli altri, assumi su di te le responsabilità degli altri, quello che non ti riguarda. Baba, sì, gastrite e reflusso. Ok, Samantha abbiamo fatto meditazione. Allora, se Barbara intanto mi dà un feedback in più sul distacco emotivo che voleva trattare, ok, andiamo allora. Sì, tu picchietta insieme a me, ok? Tutti picchiettate insieme, possiamo fare per lo stesso tema della persona che sto trattando, oppure tu, se riesci a distaccarti da quello che dico, lo puoi fare su di te. Però possiamo picchiettarci tutti per la causa della persona che tratto. Quindi voi lo fate su voi stessi, assolutamente sì, se no non funziona. Io ti guido, ok? Quindi, anche se faccio fatica a distaccarmi dalle situazioni perché assorbo troppo, ho i confini troppo deboli. E, ok, ho l'amore indipendenza, quindi c'è una paura di essere abbandonata, di stare da sola. Nonostante questo, cerco di accettarmi così come sono. Anche se ho bisogno di attaccarmi a qualcuno, ecco perché hai i confini troppo aperti. Ok, per un tuo bisogno, anche se ho bisogno di attaccarmi a qualcuno, faccio fatica a stare da sola, nonostante questo, scelgo di perdonarmi. Anche se ora ci stiamo picchiettando per Barbara, anche se vivo la dipendenza nelle mie affettività, nonostante questo, scelgo di perdonarmi. Mi sento dipendente nelle relazioni affettive. Ho bisogno di attaccarmi all'altro. Ho bisogno di attaccarmi a qualcuno. Ho paura a stare da sola. Ho paura a stare da sola. Non mi basto a me stessa. Ho paura a stare da sola. Ho paura a stare da sola. Fermatevi dall'abbandono. Ho paura di essere abbandonata. Ho paura di essere abbandonata. Ho tanta paura di essere abbandonata. Questa ferita di abbandono. Quanto è forte da 0 a 10? Misurala questa ferita di abbandono. Questa ferita di abbandono, angolo dell'unghia. Questa ferita di abbandono. Ho paura di essere abbandonata. Qui ci potrebbe essere Barbara o un abbandono che hai vissuto nella tua infanzia, potrebbe
Potrebbe essere una memoria di vita passata, magari se sale alla memoria un evento da bambina che hai vissuto, puoi picchiettare su quello, raccontando quello che è successo, ok? Mi sono sentita abbandonata. Mi sono sentita abbandonata. Ho paura di essere abbandonata. Certo, la solitudine è sana, stare da soli è necessario. Ricordiamoci sempre delle polarità, viviamo in un mondo polare, abbiamo bisogno di stare da soli, abbiamo bisogno di stare con gli altri. Ma in tutto questo mi reggo in piedi, ok? Mi sento intera. Ferita di abbandono. Quindi puoi continuare con la ferita di abbandono e ripeto, se c'è un evento specifico che si perpetua, che la sua memoria si perpetua dentro di te, puoi trattare questo. Bisogna vedere da dove ha origine, ok? Però intanto, anche se adesso magari non lo sai, puoi picchiettare questa ferita di abbandono, questa ferita di abbandono, questa paura di essere abbandonata. Chiedo scusa ancora che prima ho sbagliato a cliccare. Quindi, Roberta, sono a te adesso. Problemi di stipsi. Allora, problemi di stipsi vuol dire che trattengo le emozioni, tengo tutto dentro e faccio fatica, attenti bene, a mandare a cagare qualcuno, ok? Quindi a mandare a quel paese. Le feci sono i nostri rifiuti che dobbiamo lasciare andare, è un'eredità da lasciare andare al mondo e bisogna essere aperti per fare questo. Se trattengo le emozioni, trattengo la rabbia, trattengo quello che non ho detto, mandare a quel paese vuol dire tagliare con il passato, lasciare andare qualcuno, ok? E te l'ho detto in termini proprio crudi, come la nostra natura. Il colon è il regno degli inferi. Quindi, anche se ho problemi di stipsi e tengo tutto dentro e faccio fatica a mandare a quel paese. Nonostante questo, mi accetto così come sono. Anche se ho problemi di stipsi, tengo dentro quello che vorrei dire, tengo i vaffanculo, ok? Nonostante questo, scelgo di amarmi. Anche se ho problemi di stipsi, trattengo le feci, faccio fatica a lasciare andare il passato e quello che è stato. Nonostante questo, mi accetto e mi amo così come sono. Faccio fatica a mandare a quel paese un tot di persone. Vedi chi Roberta devi mandare a quel paese, eh? Con chi devi tagliare? Con chi devi tagliare? Faccio fatica a lasciare andare. Trattengo troppo. Trattengo troppo. Tutto questo trattenere. Attaccamento al passato. Senti quello che ti risuona, Roberta, eh? C'è anche vergogna. Vergogna di lasciare andare, di far vedere i miei escrementi e le mie oscurità al mondo. Le feci rappresentano le nostre oscurità, ok? Quindi vergogna di mostrarsi così come siamo anche con le nostre oscurità. Stipsi può essere anche questo. Senti quello che ti risuona. Stipsi è anche essere tirchi. Tengo tutto per me. Io chiamo la stipsi del cuore, chi non esprime le sue emozioni e sentimenti e non dice quello che prova. La stipsi del cuore. Vedi a che livello ti senti bloccata e trattenuta. Sono trattenuta. Attaccamento al passato. Feci, feci. Attaccamento al passato. Trattengo il passato. Faccio fatica a mandare a quel paese. Faccio fatica a chiudere con chi devo chiudere. Faccio fatica a lasciare andare quello che non mi serve. Faccio fatica a lasciare andare quello che non mi serve. Questa stipsi. Questo trattenere.
Tengo tutto per me. È anche una fase egoistica. Tirchieria, tengo tutto per me. Vedi quello che ti risuona. Questo trattenere. Respiro, bevo acqua, poi con la stipsi devi bere ancora di più acqua, aria nella pancia e lascio andare dalla bocca. Ascolta il corpo fisico, le sensazioni che provi, l'energia che circola. Rilassa le spalle, senti com'è per te e segnatevi quello che mi esce, quello che dico, che ti risuona, ok? Che ci puoi ripicchiettare. Baba, abbiamo fatto gastrite e reflusso, Samantha la meditazione abbiamo fatto, Francesca soffro d'ansia, la vita mi ha sempre messo a dura prova, sono stanca ora, ok? Ansia è un tema molto generico. Ansia è una paura solitamente anticipatoria per quello che devo andare a fare, è un'insicurezza di base, ansia riferito a che cosa? Sono stanca. Ok, soffro d'ansia vuol dire che ti senti insicura, non ti fidi abbastanza di te. Rita poi vivono. Perfetto, Barbara, papà da piccola ti sto leggendo adesso. Ok, picchietta su questo. Interessante, incredibile. Fammi sentire, Baba, cosa è successo, incredibile che cosa. Ciao Juliet, benvenuta. Mando giù per non litigare, Roberta. No, 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 non dobbiamo ingoiare niente. No. Allora, troppi problemi, troppi dolori. Ok, allora facciamo una cosa generale, Francesca. Troppi problemi, troppi dolori. Io comunque metto in atto qualcosa per crearmi questi problemi e questo dolore. Ok? Roberta, no, non devi ingoiare per litigare, per non litigare, no. La persona che... Ok. La persona che dice evito di fare la guerra, evito di dire questo perché sennò poi l'altro si offende, sono tutte guerre che ti stai preparando e che scoppieranno a posteriori, ok? Perché quello che c'è da dire va detto, devo trovare il modo giusto chiaramente, perché se sono subito arrabbiata, bisogna che un attimo scarico questa rabbia, perché la rabbia è distruttiva, ok? Che un attimino la lascio fluire. Poi, quando mi sento tranquilla e ho focalizzato il punto, dov'è che mi sono sentita offesa? Dov'è che mi sono sentita in qualche modo qualcuno ha violato il mio territorio? Vado ad individuare quello che non mi è piaciuto. Mi confronto con la persona, metto al corrente la persona con i messaggi io. I messaggi io sono che io parlo di me, mi sono sentita offesa. Questo che tu hai detto non mi è piaciuto, io ti parlo di me. E quando noi parliamo di noi stesse, di noi stessi, ok? È ingiudicabile, il tuo sentire è ingiudicabile, quindi l'altra parte non può dire nulla, perché noi non stiamo a puntare il dito, non dico tu sei, tu fai, no. Io dico che quello che tu fai, quello che tu dici, a me provoca una certa reazione e me ne assumo la responsabilità di quello che mi provoca, ok? Poi ci vado a lavorare su di me, ma informo l'altra parte di quello che ho vissuto. Quindi il conflitto sano va affrontato perché vuol dire che devo integrare delle parti, perché se ci sono delle relazioni conflittuali vuol dire che devo imparare qualcosa, perlomeno a tirare fuori il mio guerriero, l'archetipo del guerriero, ok? Che è quello che mi fa mettere dei confini. È quello che mi fa saper lottare per una giusta causa, mi impegno per una giusta causa, ok? Quindi che è l'amore per se stessi. Prego, Roberta. Ok, Francesca, ritorno a te. Ho paura. Allora, Baba, mi è passato il dolore allo stomaco, tanto calore alle mani e credo blocco per senso di colpa. Bravissima. Bevete acqua, Francesca, paura che mi succeda qualcosa a me e alla mia famiglia. Ok, Red Chestnut è il fiore che ti suggerisco di prendere. Ok, Samantha, mi è venuto un forte cerchio di testa, picchietta sul cerchio, ok?
Questo cerchio alla testa, questo cerchio, vai picchietta sul cerchio, intanto mi occupo di Francesca. Allora, Francesca, andiamo. Ho paura che mi succeda qualcosa. Paura che succeda qualcosa a me e alla mia famiglia. Paura di una disgrazia. Ok, questa paura Red Chestnut, ma anche Aspen, perché è una paura un po' vaga. Non so di che cosa nello specifico. Anche se ho quest'ansia che mi possa succedere qualcosa di terribile, forse qui c'è un trauma che magari tu hai vissuto e che non hai elaborato, un lutto, una perdita forte, qualcosa che ti ha segnato e che ancora non hai elaborato e lasciato andare. Anche se ho questa paura che mi succeda qualcosa a me e alla mia famiglia, paura di perdere i miei cari, paura di essere abbandonata, Francesca, andiamo nel dettaglio se riesci. Paura di ritrovarti poi da sola? Paura della morte, di quale paura parliamo nello specifico? Anche se ho questa paura, scelgo di perdonarmi. Nonostante ho questa paura che mi succeda qualcosa a me e alla mia famiglia, scelgo di accettarmi così come sono. Ho paura che mi succeda qualcosa a me e alla mia famiglia. Paura che succeda qualcosa a me e alla mia famiglia. Faccio estrema fatica a restare tranquilla. Faccio molta fatica a restare tranquilla. Questa ansia, questa paura catastrofica. Paura, ho paura che accada il peggio. Sono preoccupata per i miei cari. Sono preoccupata per me. Ho paura, paura della morte, paura di ammalarmi. Qual è la paura, Francesca? Che cosa senti nello specifico? Quando è che hai sentito questa paura la prima volta? A chi si riferisce? A quale situazione si riferisce questa paura? L'ansia non arriva mai per caso. Non arriva mai per caso l'ansia. Paura che mi succeda qualcosa. Siamo noi a creare la nostra ansia, dobbiamo comprendere come facciamo, come funzioniamo. Paura che mi accada qualcosa. Ho paura che mi accada qualcosa di terribile. Questa ansia, tutta questa ansia. A quale parte del corpo corrisponde la tua ansia, Francesca? Dove è localizzata? Nello stomaco, plesso solare? Domanda. Tutta questa ansia. Sono stanca di questa ansia. Mi apro a comprendere la mia ansia. Io sono disposta sempre di più a comprendere l'origine della mia ansia. Mi apro a una conoscenza più profonda di me stessa. Chiudo gli occhi, Francesca. Perdita babbo e mamma da qualche anno. Ok, cara. Hai perso i tuoi genitori da qualche anno. Ho capito bene? Sì. Ok. Tanti anni fa. Ok. Sì, allora Star of Bethlehem è un altro fiore che ti suggerisco per il trauma della perdita dei tuoi, quindi puoi continuare. Se adesso lo stomaco è forte come sintomo da 0 a 10, picchiettati sullo stomaco, questa sensazione allo stomaco, ok? Però ti suggerisco di aiutarti anche con i fiori di Bach. Il dolore di mamma è fortissimo, ok? Sì, picchiettati facendo fluire quello che senti in questo momento, quindi se adesso il dolore di tua mamma è molto forte, picchiettati su questo. Ok, faccio un giro ciascuna per adesso, poi se ci avanza del tempo possiamo riprendere. Dunque, ok, allora poi c'è Alessandro Perucci, ho tanta paura che mio figlio non esista più, credo che nessuno può aiutarmi, spero di viver poco anch'io. Che vuol dire Alessandro non esista più? Hai
Hai paura che muoia tuo figlio? Ho paura che mio figlio non esista più. Cosa intendi, Alessandro? Riesci ad essere un pochino più chiaro? Hai paura di perdere tuo figlio? Se riesci gentilmente ad essere più chiaro, che mio figlio non esista più, che sparisca all'improvviso, cosa intendi? Allora, nessuno può aiutarti se tu scegli che nessuno può aiutarti. Allora hai ragione, certo. Nessuno può aiutarti se tu scegli questo. Ma se ti apri a ricevere un aiuto, qualcuno potrà aiutarti. Lo decidi tu. Lo decidi tu. Decidiamo tutto noi. Ciao Marta. Ciao tesoro. Allora, attendo notizie da... Un attimo che metto in carica il telefono, perdono. Attendo notizie da Alessandro per trattare il suo tema. Paura che mio figlio non esista più. Cosa vuol dire questo? Allora, sto scorrendo. Ah, intanto che Alessandro mi dica qualcosa più nel dettaglio, successivamente abbiamo, allora, abbiamo Rita, dolore al ginocchio destro, ok, dolore al ginocchio destro, anche se... Ho questo dolore. Misura del dolore da 0 a 10 quant'è? Del tuo ginocchio destro, anche se provo questo dolore al ginocchio destro e chiedo al mio sistema energetico che funzioni perfettamente come il ginocchio sinistro. Nonostante questo, scelgo di accettarmi così come sono. Anche se provo molto dolore al ginocchio destro, non si piega? Che cosa non ti fa fare questo ginocchio? Cosa non ti permette di fare questo ginocchio? Anche se ho dolore a questo ginocchio destro, mi accetto così come sono. Questo dolore a ginocchio destro, che tipo di dolore è? Lancinante, diffuso, pulsante? Descrivi bene questo sintomo. Anche se ho questo dolore a ginocchio destro, scelgo di perdonarmi. Questo dolore al ginocchio destro, stiamo picchiettando per Rita. Tu, anche se non ti riguarda, puoi picchiettare lo stesso o rimanere focalizzato sul tuo tema per chi ha già trattato. Questo dolore al ginocchio destro. Una parte di me non si piega. Fa fatica ad essere umile. Il ginocchio si riferisce alla virtù dell'umiltà. Allora, vediamo se... Ok, grazie Francesca di questa informazione su Alessandro. Ok. Ciao Silvia, ho fatto un altro pasticcio stasera, tanto per cambiare. Due dirette, ho spezzato la diretta ad un'ora in due parti, pazienza. Ok, questo ginocchio destro. Questo dolore al ginocchio destro. Questo dolore al ginocchio destro. Ciao Mirella, questo dolore al ginocchio destro. Faccio fatica a piegarlo? Faccio fatica ad accettare una situazione. Destro, se sei destra, è la parte maschile. È a rapporto, con il maschile. Magari riguarda una situazione che tu fai fatica ad accettare con un maschile esterno a te o con il tuo maschile interiore, perché una parte di te vuole fare qualcosa e un'altra no. Stiamo trattando il ginocchio di Rita. Dolore al ginocchio destro. Dolore al ginocchio destro. Questo dolore al ginocchio destro. Questo dolore al ginocchio destro. Questo dolore al ginocchio destro.
questo dolore al ginocchio destro. Se vuoi darmi qualche feedback, Rita, sul tuo ginocchio destro, che cosa non ti permette di fare? Se non ti permette di piegarlo, è un problema legato all'umiltà. Tu fai fatica a piegarti riguardo qualcosa, ok? E senti come adesso. Di nuovo chiudo gli occhi, aria nella pancia. Respiro e lascio andare. Prego, Francesca. Ok, ascolto le sensazioni fisiche, senti com'è il dolore al ginocchio, Rita. Senti com'è per te, se ti ha risuonato qualcosa quello che ho detto. Allora, passo a te, Elena, blocco allo stomaco, fatica a mangiare. Ok, da quanto tempo è che senti questo blocco, Elena? Blocco allo stomaco. Blocco al plesso solare. Nonostante questo blocco, non lascio entrare, quindi non vuoi mangiare, non lasci entrare, c'è una chiusura molto forte. Nonostante questo, scelgo di perdonarmi. Anche se ho un blocco allo stomaco e faccio fatica a mangiare, mi sento chiusa, c'è qualcosa che cattura fortemente la tua attenzione, Elena, e quindi ti fa stare chiusa. Un dolore particolare, una preoccupazione, un pensiero. Nonostante questo, mi amo così come sono. Blocco allo stomaco e faccio fatica a mangiare. E nonostante questo, mi apro e sono disposta a lasciarlo andare, secondo i miei tempi. Questo blocco allo stomaco, ci stiamo picchiettando per Elena. Questo blocco allo stomaco, faccio fatica a mangiare. Faccio fatica a mangiare. Mi sento chiusa. Quando non vogliamo mangiare c'è una chiusura, ok? Faccio fatica a mangiare. Mi sento chiusa in me stessa. Mi sento chiusa in me stessa. Rifiuto il mondo. Rifiuto il mondo esterno. Rifiuto gli altri. Che cosa rifiuti, Elena? Cosa non vuoi mandare giù? Che cosa ti rifiuti di ricevere dall'esterno? Blocco allo stomaco. Questo blocco allo stomaco. Faccio estrema fatica a mangiare. Non ti forzare a mangiare. Cerca di comprendere quello che ti sta comunicando il tuo corpo. Perché il nostro corpo fisico mette in scena quello che accade a livello più profondo, a livello inconscio. Blocco allo stomaco, faccio fatica a mangiare. Questo blocco allo stomaco, questa paura di aprirmi, questo rifiuto verso l'altro, verso una persona specifica, verso il mondo. C'è una paura che ti fa stare chiusa, solitamente sono le paure che ci fanno stare chiuse. Riesci ad individuare qual è la paura che ti fa stare chiusa? Che cosa succede se ti apri? Chi entra se ti apri? Hai paura di perdere il controllo? Non ti fidi di te? Questo blocco allo stomaco. Questo blocco allo stomaco. Hai paura che si ripeta una situazione che hai già vissuto? Mi rifiuto di mangiare. Rifiuto quello che viene dall'esterno. Rifiuto di nutrirmi. O ti stai per caso punendo per qualcosa? Ti stai dando una punizione, quindi non ti vuoi nutrire più. L'atto del nutrirsi è un atto di amore verso noi stessi. Respiro e chiudo gli occhi, appoggio le mani sulle cosce, aria nella pancia. Ascolto il mio corpo fisico, l'energia che circola. Senti com'è ora lo stomaco, Elena. Quanto è bloccato da 0 a 10? Bevete acqua, che cos'è? Che cosa c'è stato di quello che ho detto che ti ha risuonato? Allora, Valeria, nella diretta precedente abbiamo affrontato la gastrite. Sì, le parole che mi hanno risuonato sono l'aver inguaiato situazioni e
e persone, contesto chiesa, perché hanno una tendenza a giudizio. Ok. Quando ho nominato la parte materna sono scoppiata a piangere. Ok, il mancato amore. Mi vuoi ridire la figura maschile? A livello fisico ho sentito anche un calore nell'addome. Ottimo. Questo inverno ho sfogato due bronchiti, muco densissimo, l'attaccamento, il muco, il lasciare andare. Riguardo al maschile, lo stomaco dal punto di vista energetico è il plesso solare, quindi il sole è il principio maschile per eccellenza e può essere collegato alla volontà, al terzo chakra, cioè il mio essere determinata sul mondo, la mia volontà che si esprime sul mondo. È legato alla vergogna, è legato al senso di colpa, ok? Il mio far sentire al mondo che ci sono, terzo chakra, e manifestare la propria volontà. Ok? Bene, complimenti. Poi, non so se Alessandro sei presente, Francesca mi ha dato questo chiarimento, ti ringrazio. Se sei presente, Alessandro, che vuoi picchiettare, lo facciamo un giro sulla perdita di tuo figlio. Rita, ginocchio lo piego, difficoltà con il sesso opposto, non mi lascio sottomettere, ora meglio, grazie, ottima consapevolezza, perché tu hai un'idea della sottomissione, ma è un'illusione, ok? Quindi, scusate, la connessione che mi parte. Allora, Rita, discorso del ginocchio destro, ok, difficoltà con il sesso opposto, fai la guerra con il sesso opposto perché hai paura di essere sottomessa. Chi ti ha sottomesso? Tuo padre? Vai all'origine, ti sei sentita, hai visto tua madre essere sottomessa da tuo padre, quindi hai l'idea del maschile aggressivo che sottomette il femminile, ma è un'idea fuorviante, fuorviata. Quindi devi riequilibrare il principio maschile e il principio femminile da un punto di vista di principio e concettuale. Energetico, ok? Quindi vai a liberare questi principi che sono stati inquinati nella tua esperienza di vita. Non mi lascio sottomettere. È una frase ingannevole, fai attenzione. Quindi il tuo maschile interno e il tuo femminile sono in conflitto. Bisogna invece, per il matrimonio sacro e per riempire la coppa del nostro cuore, dal principio maschile e femminile, bisogna che li sani. E li metti in pace perché si devono unire, si devono sposare. Quindi fai pace con il tuo maschile, prima di tutto. Allora, Mariella, per mia figlia Cecilia, blocco a livello lombosacrale, fa fatica a stare in posizione eretta. Allora, l'EFT non funziona, cioè non mi posso picchiettare per il problema dell'altro, mi posso picchiettare sulla mia preoccupazione per l'altro. Però, se tu riesci a farlo fare a tua figlia, quanti anni ha tua figlia? Blocco a livello lombosacrale, vai a sapere che cosa ha somatizzato questa ragazza. La fascia lombosacrale è legata al secondo chakra, è legata al piacere, è legata magari schiena, padre, bisogno mancato, senso di sostegno più materiale. Fa fatica a stare in posizione eretta. Cosa l'ha piegata a tua figlia? Da che cosa si è sentita piegata? Ha preso una fregatura? Cerca di interrogarla e comunque puoi farle fare su di lei semplicemente sul sintomo. Faccio fatica a stare dritta. Questo blocco sulla mia schiena. Mariella, puoi far fare a tua figlia questo blocco sulla schiena, però lo deve fare su di sé. Se lei non ce la fa, la picchietti tu. Daniela, ansia. Elena, mi sto gonfiando. Valeria, grazie, prego. Riguardo al seno, cosa vuol dire? Ok. Allora, Daniela, ansia. Per che cosa? Riesci ad essere un pochino più chiara? Riesci ad essere un pochino più... L'ansia è una parolona. Ha 31 anni tua figlia. Ok. Allora lo può fare lei, dai. Le puoi indicare i punti. Un grosso dolore, ok. Falla picchiettare su questo dolore, questo forte dolore della schiena. Tutto questo dolore, questo grande dolore alla schiena. Faccela stare finché non gli scompare. Può essere anche mezz'ora.
Io una volta ho avuto una risoluzione in questo con un dolore alla schiena, però ci sono stata 40 minuti. Allora, Daniela, riesce ad essere un pochino più specifica sull'ansia? Perché l'ansia è una parola tanto grande, è una paura. Se riesci ad essere più specifica su questa paura, Elena, mi sto gonfiando. Allora, mi sto gonfiando, il tuo corpo si sta gonfiando? Facciamo un giro su questo. Anche se mi sto gonfiando, vuoi fuggire da qualcosa? Vuoi diventare un palloncino e fuggire e volare via? Anche se mi sto gonfiando, oppure hai messo dentro tanta rabbia, tanti pensieri non espressi che ti stanno facendo lievitare? Anche se mi sto gonfiando, mi accetto così come sono. Non ti accetti così come sei. Anche se mi sto gonfiando e sono molto arrabbiata con me stessa per questo, scelgo di perdonarmi. Anche se mi sto gonfiando, se riesci ad essere specifica, Elena, mi sto gonfiando, cioè vedi che il tuo corpo sta lievitando, vuoi scappare da qualche parte. Anche se mi sto gonfiando, scelgo di perdonarmi. Mi sto gonfiando. Il mio corpo sta lievitando. Troviamo le parole che ti corrispondono. Mi sto gonfiando. Ti stai gonfiando, quindi stai trattenendo qualcosa. Sto trattenendo. Si gonfia il tuo intestino, si gonfia, cosa noti che si gonfia il viso, cosa si gonfia, quale parte del tuo corpo? Allora, Daniela, ansia da piccola cosa vuol dire? Sono sempre stata così. Ok, buonasera Mara. Elena, rabbia, benissimo. Poi vengo da te. Daniela, rabbia, tutta questa rabbia che trattengo, tutta questa rabbia che trattengo, questa rabbia che ho fatto fatica a sfogare, questa rabbia che ho ingoiato, tutta questa rabbia, tutta questa rabbia. Questo rancore mi viene da dire, hai cose vecchie. Questo rancore. Tutto questo rancore. Tutte quelle persone che ancora non ho perdonato. Scrivi una lista delle persone che devi perdonare. Scrivi una lista delle persone che devi perdonare. Tutta questa rabbia. Tutta questa rabbia. Questa vecchia rabbia. Questa vecchia rabbia, ultimamente borse sotto gli occhi e stomaco. Tutta questa rabbia. Prendi Holly e Willow dei fiori di Bach, Elena, per la rabbia e il rancore. Tutta questa rabbia. Mi sto gonfiando per tutto questo rancore. Continua così, prego Elena, continua così tutta questa rabbia. Continua così. Vai avanti così, stacci anche mezz'ora, tutta questa rabbia e fai trasformare l'energia che scorre, perché questa è roba un pochino, mi viene da dire, abbastanza profonda e richiede del tempo, ok? Un giro non ti basta. Vai avanti così con questa rabbia e poi ascolta il respiro e tutto il corpo e bevi acqua. Ripeto, i fiori, Willow, rancore e Holly, il fiore del perdono. Vengo a te, Daniela, per questa ansia che avevi scritto. Facciamo un giro. Tutta questa ansia. Tutta questa ansia. Sono sempre stata così. E sto scegliendo di essere ancora così. Sto scegliendo di essere ancora così. Mi ha fatto molto compagnia questa ansia. Mi fa ancora compagnia la mia ansia. Fa parte di me la mia ansia.
Scrivi poi tutti i vantaggi che ti ha portato la tua ansia, perché dobbiamo sapere che ogni sintomo fisico, emotivo, di qualsiasi genere, ogni disfunzione ha un suo scopo, ok? Lo creiamo per uno scopo e dobbiamo andare a stanare qual è lo scopo, a cosa ci serve quella disfunzione, tutta questa ansia. Tutta questa ansia, se riesci ad essere specifica. Ciao Nadia, ben trovata. Piacere. Tutta questa ansia. Allora, Daniela, dovresti essere più specifica. Questa ansia antica. È sin da piccola che mi sento ansiosa. Quindi insicura di me, questa insicurezza di me, questa timidezza, possiamo dire, Daniela. Mi vergogno di mostrarmi al mondo. Faccio fatica a prendermi le cose per me. Faccio fatica a mostrarmi per ciò che sono ed esprimere totalmente me stessa. Tutta questa ansia. Tutta questa ansia. Appoggio le mani, Daniela, respiro profondo. Lascio andare dalla bocca, ascolto il mio corpo fisico. Ascolta, fai uno scanner, tutta l'energia che circola. E qual è l'organo interessato dove si somatizza la tua ansia? Allora, sono quasi in chiusura. Mara, se vai a guardare la diretta, perché questa diretta ho fatto un pasticcio, è divisa a metà. Mi si era sconnesso timidezza. Ok, lavora sulla tua timidezza e quindi l'acquisizione della sicurezza interna, dell'ascolto del tuo sentire, della fiducia nella sovranità, nella tua sovranità. Allora, Mara, ho fatto sul mal di stomaco e gastrite nella precedente diretta e adesso sono in chiusura. Ci vediamo mercoledì alle 17, spero di non combinare un altro pasticcio perché prima era partita, mi si era disconnesso e quindi lì mi sa che ho fatto termina e non ho lasciato ripristinare la connessione. Bene, io vi ringrazio della vostra presenza. Continua Daniela sulla tua timidezza. Chi non ha creduto in te? Chi era timido come te? Chi ti ha fatto da esemplare? Quindi gli altri vengono prima e tu vieni dopo. Gli altri hanno ragione e io non si sa. Magari i tuoi genitori erano molto buoni e quindi non hanno saputo battere i pugni a dovere, nessuno te l'ha insegnato a tirare fuori la tua guerriera, l'archetipo del guerriero. Mara, quindi per il mal di stomaco, ripeto, puoi guardare la diretta precedente. Ok? E comunque ci sono mercoledì pomeriggio alle 17. Grazie a voi e vi saluto. Ciao. Ciao Barbara, prego. Ciao Baba. Ciao Daniela. Grazie a voi. A presto. Ciao Mirella.